Grande Fratello, Cori per Aida fuori dalla casa, umiliati Danilo e Luigi. Cori per Aida Nizar fuori dalla casa del Grande Fratello 2018 dopo le violenze subite. Sorpresa emozionante oggi per Aida Nizar, protagonista di questa 15ª edizione del cancelletto Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Come ben saprete in questi giorni Aida è stata bullizzata e umiliata dai suoi compagni di avventura, molti dei quali hanno usato espressioni a dir poco infelici nei confronti della donna. La produzione del reality show ha già fatto sapere di aver preso dei provvedimenti nei confronti dei bulli e di volerli punire nel corso della prossima puntata in onda il 30 aprile in TV. Bufera fuori dalla casa del Grande Fratello 2018. Molto probabilmente la decisione finale del GF15 sarà quella di squalificare dal programma alcuni dei concorrenti di quest'anno che si sono comportati male nei confronti di Aida Nizar, umiliandola pubblicamente. Questo pomeriggio, però, che è stata una graditissima sorpresa per Aida che ha lasciato di stucco la concorrente così come gli altri inquilini della casa di Cinecittà. Nel dettaglio abbiamo visto che un gruppo di spettatori del GF si sono recati fuori dalla casa di Cinecittà per far partire un coro a favore della bella Aida, dopo gli insulti di questi giorni. I fan hanno chiesto ad Aida di non mollare, ricordandole che è la numero uno di questa edizione. Parole che hanno ovviamente rincuorato Aida Nizar che in questi giorni non l'ha vissuta per niente bene questa avventura. La donna è stata bullizzata e insultata pesantemente da quasi tutti i concorrenti protagonisti di questa edizione e adesso per loro arriverà la punizione e i provvedimenti da parte del cancelletto Grande Fratello 2018. Sostegno per Aida Nizar fuori dal GF15 e insulti contro i vari bulli. Ma non è tutto. Perché le persone che si sono recate fuori dalla casa oggi pomeriggio hanno puntato il dito anche contro altri concorrenti di questa edizione. Nel dettaglio hanno insultato Luigi, dicendogli che deve vergognarsi e hanno accusato Danilo di essere una persona falsa. Effettivamente sia Luigi che Danilo hanno fatto delle pessime figure, video, nel corso degli ultimi giorni. Colui che ha letteralmente esagerato è stato il fidanzato di Nina Moric, che ha insultato pesantemente la donna, al punto da arrivare a fare delle vere e proprie minacce di morte. E così Aida, forte del sostegno del pubblico fuori dalla casa del GF15, ha riacquisito la grinta e la forza per andare avanti e proseguire questo percorso in attesa del verdetto della produzione di lunedì sera contro i suoi bulli.